Buongiorno a tutti voi, benvenuti, bentrovati ragazzi. Il mio buongiorno stamattina va ai sindaci del nostro istituto comprensivo, il signor sindaco di Badolato, il signor sindaco di Santa Caterina. E i protagonisti di oggi siete voi, i ragazzi, gli studenti tutti dell'istituto comprensivo di Badolato. La cerimonia di oggi è particolarmente toccante e importante per l'anno scolastico che è appena iniziato, l'anno scolastico 22-23, perché si procederà tra qualche minuto alla proclamazione del mini sindaco e del consiglio comunale, mini consiglio comunale, che sarà in carica 3 anni. Bene, allora adesso si procede con l'appello degli eletti e poi il nostro sindaco procederà alla proclamazione all'investitura del nostro mini sindaco. E allora chiamo gli eletti. Sindaco Lentini Elisabetta. Risultano eletti consiglieri di maggioranza Menniti Margot. Saluti della sottoscritta e poi daremo la parola anche ovviamente al saluto di benvenuto della nostra sindaca. Allora procediamo con la cerimonia. Allora chiamo Lentini Elisabetta. Qua sopra, sindaco. Sindaco, qui. Saluto, prego. Allora, io penso che momento migliore per dare la comunicazione che ci è pervenuta stamattina non ci poteva essere. Stamattina prendo la PEC del Comune e ho potuto leggere che al Comune di Badolato è stato riconosciuto un finanziamento di 1.300.000 euro per la realizzazione dell'asilo nido. Quindi una struttura.
una struttura che andrà a arricchire il patrimonio del mondo della scuola, una struttura che a Badolato mancava, che andrà a colmare un vuoto, perché tante famiglie dirigenti, era il discorso che abbiamo fatto al nostro primo incontro, in questi anni sono stati costretti a portare i propri figli nei comuni limitrofi, anche in comuni abbastanza distanti da Badolato, che ci aiuterà in quel percorso di inversione di tendenza, perché noi non vogliamo far portare fuori da Badolato i figli delle famiglie che vi abitano, ma vogliamo al contrario che siano le famiglie eventualmente di altri comuni a usufruire delle strutture del nostro paese. La notizia che vi ho appena comunicato mi dà modo di aprire un po' l'argomento su quello che è l'attenzione che una pubblica amministrazione deve prestare al mondo della scuola, perché i primi insegnamenti, la crescita di ognuno di voi ragazzi parte dalla famiglia, ma è strettamente connessa a quelli che sono gli insegnamenti che provengono dal mondo della scuola. Nella scuola si inizia a crescere, nella scuola si iniziano a imparare tutta una serie di elementi che poi ci porteremo dietro nella vita e ci aiuteranno a fare le scelte che ci auguriamo siano sempre le scelte giuste, le scelte per fare le cose buone, operare nel miglior modo possibile, prodigarsi per se stessi ma anche per gli altri. La scuola però deve essere anche messa nelle condizioni di poter offrire con strutture adeguate la possibilità a ognuno di voi di poter apprendere. Io sono consapevole che delle carenze che spesso si registrano nelle strutture scolastiche. Con la dirigente, fin dal primo giorno che ci siamo incontrati, abbiamo approcciato la volontà di un continuo rapporto per collaborare affinché si possano migliorare tutte le varie situazioni. Vivendo questa esperienza, spero avrete modo anche di capire che anche l'ente pubblico, o io direi ancora di più, principalmente l'ente pubblico, deve essere vissuto per guardare esclusivamente all'interesse collettivo. Spero che possiate capire, possiate fare proprio il fatto che chi amministra la cosa pubblica deve mettere sempre e comunque da parte l'interesse personale, che non deve esistere, e guardare solo ed esclusivamente all'interesse della collettività. Perché diversamente veniamo meno a quello che è la figura di un amministratore pubblico. Andiamo a fare altro. Se dovesse passare nella nostra testa, nel nostro modo di agire, una logica di natura diversa. Io non
non sarò prolisso. Ancora una considerazione, poi lascio la parola al collega Francesco e alle conclusioni della vostra dirigente scolastica. L'augurio è che ciascuno di voi guardi sempre alle cose nel rispetto della legalità, nel rispetto di quelle che sono le regole, perché solo così potrete contribuire a migliorare la nostra società, a spianare un percorso per il vostro futuro che possa cambiare e migliorare quella che è la nostra società. Il Comune di Badolato da questo momento aprirà le porte ai neoeletti consiglieri alla verde sindaca, alla nostra sindachessa. Cercate di vivere questo posto come se fosse vostro. Il comune non è una cosa chiusa per gli addetti ai lavori. Il comune deve essere una struttura aperta e fruibile da parte di tutti. Quindi sappiate, poi adesso ci organizzeremo con la dirigente scolastica, che avrete degli spazi a disposizione. Questa sala, sfruttatela come meglio ritenete, se volete organizzare eventi, qualsiasi altra cosa, se vi dovete riunire. Organizzeremo degli incontri periodici, ci confronteremo sui problemi della scuola, saremo ben felici di ascoltare e fare nostre le vostre proposte, le vostre richieste, le vostre istanze. A volte saremo costretti anche a dirvi di no su alcune cose, ma ve lo diremo sempre in uno spirito costruttivo, motivando anche il nostro eventuale no a delle vostre richieste. Stamattina, dirigente, forse penso che anche questo le farà piacere, c'è la ditta che sta chiudendo le buche davanti alla scuola, c'è la ditta che sta asfaltando la strada che va al poliambulatorio, sempre nella logica di dare risposte a ogni problema. Ragazzi, fate questa esperienza, non abbiate timore, incontriamoci in qualsiasi momento e vi ripeto, il comune è principalmente vostro. Vivetelo al meglio e cresciamo insieme, perché voi siete il futuro della nostra società. In voi affidiamo il nostro domani. Auguri ragazzi e buon lavoro. Sindaco Severino, sindaco di Santa Caterina, che vorrà porgere. Buongiorno a tutti, non era previsto il mio intervento, anche se sono telegrafico. Un saluto a tutti, prima di andare avanti mi corre l'obbligo di salutare tutti i presenti. E per la verità, guardate, voglio stamattina dare un applauso alla dirigenza scolastica, alla dottoressa Bustari, perché io sono 4 anni che faccio il sindaco e non ho mai visto un dirigente così dinamico, mai, è davvero bravo, bravo, bravo. Ci siamo incontrati solo 3 volte e in 2 giornate, l'altro giorno abbiamo fatto la proclamazione a Santa Caterina e oggi qui a Badolato. Io intanto devo salutare e ringraziare il padrone di casa per l'invito
che stamattina ho voluto farmi. Io porto il mio saluto della mia amministrazione comunale, che mi onoro di rappresentare, e anche da Presidente dell'Unione dei Comuni, perché io sono pure il Presidente dell'Unione dei Comuni, del Basso Ionio. Che dire, io per la verità l'ho più volte detto, che la scuola non è altro che il baluardo della legalità. La scuola è importante, e lo è importante maggiormente nel meridione d'Italia, dove c'è una precarietà diffusa, dove la scuola è un'ancora di salvezza, proprio per tutti. E voi, dal vice sindaco a tutti i consiglieri, sarete la nuova classe dirigente, la nuova classe dirigente del futuro che dovete sostituire noi. La scuola, dicevo l'altro giorno io, non è altro che il passaporto per il futuro. Sicuramente quello nostro, Nicola, sta per scadere. È già bello che è scaduto. Sta per scadere. E che vi devo dire? Faccio i migliori auguri al Bebe Sindaco e a tutti i consiglieri comunali, che dovete fare da raccordo con la scuola e con le istituzioni, per portare all'attenzione del dirigente scolastico tutti i problemi che ci sono nell'istituto scolastico. Io, che dire, vi ringrazio per l'invito, e la giornata è vostra, e tutto qua. Grazie sindaco. Grazie ancora a tutti voi per l'accoglienza che mi avete riservato fin dal primo giorno. Io parto proprio dalla parola chiave che il sindaco Severino ha detto poc'anzi, raccordo. Credo che sia questa la chiave di lettura di una politica territoriale proficua e efficace. Nessuno di noi può sentirsi autocraticamente sufficiente, nessuno basta a se stesso. E questo nella politica è chiarissimo, la politica va avanti quando interpreta il volere e le esigenze di un'intera collettività, quindi è un nome che ha uno spirito collettivo, quindi noi potremo realizzare qualcosa di positivo per la nostra comunità nella misura in cui sapremo operare, cooperare insieme accanto ai cittadini, accanto ai bisogni del territorio. È l'unione che fa la forza, non la divisione. E allora da questo io voglio rubarvi qualche secondo prima di dare la parola alla nostra mini sindaca, che io chiamerò così perché Bebi ormai penso che non lo sia più, è una ragazza, quindi ebbene io userò sempre questa espressione mini sindaca e mini consiglio, e la chiamerò sindaca per come è consigliato e statuito dall'Accademia della Crusca, quindi il femminile. Elisabetta. Anche se la Meloni non la pensa così. Siamo in democrazia, la grammatica è quella. Allora, chiusa parentesi, l'Accademia della Crusca dice che esiste, bisogna dare il femminile, e dinanzi al nome ci vuole l'articolo femminile, quindi per noi sarà la sindaca. Elisabetta, io voglio soltanto un attimo richiamare la tua attenzione a questo tavolo. Noi qui siamo riuniti intorno ad un tavolo che è simbolo e sinonimo di incontro. A tavola ci si incontra per condividere momenti di convivialità, a tavola, dinanzi ad un tavolo, ci si incontra per giocare ai giochi di società, si fa tutto intorno ad un tavolo, e che è il simbolo dell'unione e dell'incontro. E allora, dinanzi ad uno schieramento che vede da un lato i consiglieri della maggioranza e dall'altro i consiglieri di minoranza, io vi invito a riflettere. Da questo momento in poi tu dovrai interpretare il volere della tua scuola, del tuo istituto comprensivo, che appunto è composto di ben due comuni. Ok, quindi tu devi tenere conto insieme al tuo collega mini sindaco delle esigenze dell'intero istituto comprensivo, ma ricordati, qui non sei stata eletta per interloquire con i tuoi consiglieri in un ring. Vedete un ring? No, si vede un tavolo che è sinonimo di attività negoziale, quindi significa, ragazzi, che
sia che siate di maggioranza, sia che siate espressione della minoranza, avete una voce che conta. E se avete una voce che conta, significa che dovete fare in modo che la vostra voce sia udita. Quindi dovete farvi interpreti delle esigenze, dei bisogni di una collettività, ma nel momento del confronto, ricordati Elisabetta, è importante che tu richiami i tuoi consiglieri ai valori del rispetto, ai valori dell'ascolto, che significa porgere l'orecchio anche a chi la pensa diversamente da noi. Il rispetto, l'educazione, l'ascolto dell'altro sono questi valori principali a cui prima la famiglia e poi la scuola deve richiamare l'educazione dei giovani, perché altrimenti, abituati così male noi, ahimè, noi adulti, ai talk show televisivi che nulla hanno né di democratico né di costruttivo, ma hanno invece una sorta di elemento, ecco, quasi piccante, pruriginoso, che è quello del fare share. E allora più si grida, più si litiga, più si insulta e più le trasmissioni televisive fanno share. Questa non è questo lo share che noi vogliamo raggiungere. Noi vogliamo parlare comune scuola di condivisione, che significa creazione di valori condivisi prima che obiettivi condivisi. E i nostri valori condivisi non possono che poggiare su un senso di cittadinanza attiva, che significa responsabilità, significa condivisione, significa rispetto della diversità, significa ascoltare l'altro e cercare di persuadere l'altro, perché la tua bravura sarà quella non solo di raccordare le varie teste e i vari pareri, ma sarà tanto grande nella misura in cui saprai convincere della bontà delle tue idee, delle tue convinzioni gli altri. Non a caso gli antichi greci, di cui noi siamo, no, gli eredi, hanno fondato l'arte della persuasione, hanno fondato la filosofia e la politica sull'arte del persuadere, ed è questa la grandezza della democrazia: saper convincere, ascoltare e persuadere. Questa è l'arte dell'eloquenza che i politici hanno molto meglio di noi, ma voi fin da piccolini dovete abituarvi all'idea della costruzione di un senso comune che deve passare attraverso il rispetto dell'altro e l'ascolto dell'altro. Ecco, quindi no alla violenza, no alla sopraffazione, perché non sono questi i nostri valori, ma sì all'incontro, scontro dialettico, che deve poi culminare in un accordo che significa condividere, ecco, rispettare le posizioni differenti, ma per venire ad una soluzione che è la migliore, non per me, come diceva il nostro sindaco, ma per la collettività. Quindi da parte, mettere da parte anche talvolta le convinzioni personali quando queste risultano inferiori rispetto, no, a quello che invece è l'interesse della comunità intera. Adesso a breve, ecco, i sindaci avranno anche il compito di eleggere i propri consiglieri, i propri assessori, quindi dare i vari assessorati, e allora poi voi vi riunirete negli spazi che la scuola e l'amministrazione comunale vi metteranno a disposizione. Dovrete ascoltare, riflettere sulla vostra attività programmatica, e la scuola, come i comuni che sono qui riuniti, avranno il piacere e il dovere di ascoltare le vostre proposte. E come i nostri sindaci hanno ribadito più volte, noi saremo costretti, anche io sarò costretto magari a dire qualche no, ma voi non dovete demordere. È vero, noi potremmo realizzare le infrastrutture nella misura in cui avremo i finanziamenti per poterlo fare. Quindi già questa bella notizia del finanziamento cospicuo che consentirà a Badolato di avere un asilo è una grande notizia. Noi possiamo realizzare nella misura in cui avremo la forza economica per farlo, ma quello è un discorso che riguarda, tra virgolette, il mondo dei grandi. A noi servono le vostre idee,
che nascono dalla consapevolezza di bisogni. Poi, ahimè, il problema sta a non riuscire a vedere, anche con il coinvolgimento delle associazioni del territorio, come fare per realizzare i vostri sogni. Voi non dovete mai demordere, anche quando ci vedrete magari stanchi o demotivati per tutta una serie di problematiche, ma anche un po' per quella inerzia che talvolta affatica gli adulti. Voi non dovete demordere, dovete insistere, dovete battere finché riusciremo a realizzare quelli che sono i vostri progetti. Ricordatevi che l'arte della parola è quella che conta, non la forza dei pugni. Noi diciamo no ad ogni forma di sopruso e di violenza, ma invece accogliamo tutto quello che fa rima con crescita, con cultura, con educazione, con cittadinanza attiva. Grazie per l'ascolto. Lentini, prego, il tuo saluto al nuovo consiglio. Alzati. Ciao a tutti, io innanzitutto vi ringrazio perché se non fosse stato per voi non sarei qui in questo momento, ma soprattutto per accettare le vostre richieste, come ha detto la dirigente, le vostre idee, e cercheremo in tutti i modi di dire di sì. Se non ci sarà in quel momento la possibilità, non vi dovrete arrendere, ma battere e battere per continuare ad avere questa richiesta. Io vi ringrazio ancora e vi auguro una buona giornata. Grazie. Buona giornata e buon lavoro.